Tu fai la giornalista, l'hai precisato, sì, tu, quindi evidentemente hai solo una specializzazione, che è fare la giornalista e non emettere sentenze. Però chi ha invece un'altra specializzazione che non è la tua, specializzazione, ma sono i servizi di sicurezza di questo paese, dice che il rischio esiste. Quindi evidentemente ne sanno più di te. Ma guarda, io non sono un'anima bella della sinistra, io sono una giornalista e tra l'altro ho diretto un master. Un'anima bella in generale? No, no, io sono un'anima pensante e quindi voglio dire, ho diretto un master sulle migrazioni, perché per parlare di queste cose, a parte che io non sapevo affatto che il tema di questa puntata fosse il nesso tra il terrorismo e la migrazione, perché sennò non sarei venuta. Ma siccome ho diretto un master sulle migrazioni, quindi ho approfondito, onorevole. Sì, ma lei è l'unica. No, aspetti. Io parlo con cognizione. Così, non devo fare politica. Io parlo con cognizione. Anche noi parliamo così. Parlo con cognizione di causa. Anche noi parliamo con cognizione di causa. Aspetti, non è tollerabile questa spocchia è intollerabile. Lei non viene qui a dare, va bene, facciamo finire. Persone, la sua saccenza, ma guardi, lei non ha niente da insegnare a nessuno. Ma quella vostra tabella dice semplicemente che su 6 terroristi che hanno compiuto atti, attentati in Europa, 1 arrivava coi barconi. Quindi è una percentuale per me altissima. Basta, non c'è altro, non è un dato. Poi qualcuno può dire no, ma in fondo vuol dire soltanto che 1 su 6, quindi 5 non sono arrivati sui barconi, ma 1 sì. Quindi evidentemente c'è un problema. In questa sede ci siamo già ricordati, l'ho ricordato io, che negli ultimi anni sono stati cacciati 700 persone dall'Italia perché erano pericolosi per la sicurezza dello Stato. Allora, considerando che sono arrivati negli ultimi 10 anni circa 1 milione di persone, stiamo parlando di poco meno di 1 persona su 1000 che arriva ed è pericolosa per la sicurezza dello Stato. A me non pare poco. A me pare che in questo modo stiamo aprendo le porte a qualcuno che domani mattina può fare qualche cosa di simile a quello che ha fatto quel signore in Belgio, che era arrivato in Italia. Quindi la sostanza è: c'è un rischio vero, effettivo, segnalato non in un master di giornalismo, ma dei nostri servizi non è segreti. Di giornalismo, non era di giornalismo. Ma neanche se fosse di giornalismo, se tu fai la giornalista, l'hai precisato, sì, tu, quindi evidentemente hai solo una specializzazione, che è fare la giornalista e non emettere sentenze. Però chi ha invece un'altra specializzazione che non è la tua, specializzazione, ma sono i servizi di sicurezza di questo paese, dice che il rischio esiste. Quindi evidentemente ne sanno più di te.